l'ultimo spot sul 2006 che vi siete già goduti penso nel 2006 è l'annata praticamente attualmente in commercio perché esce no forse c'è Giorgioia l'ultima annata adesso c'è 2007 la 2006 diciamo la penultima è entrata in commercio scusate l'ultimo momento di silenzio del quindi 2006 è estremamente giovane per ora al solito questa bottiglia però chiaramente il 2004 un po' di differenza c'è ma questa qui dovrebbe essere abbastanza simile un po' a tutti il 2006 è un vino molto giovane un'annata molto buona a Montalcino straordinaria ma anche nel Chianti Classico grandissimi vini da dimenticarsi in cantina per tanti anni la Gio 2006 ha una componente fruttata grandissima al naso lo mettete accanto al 2009 sembra quasi il 2009 no? Come sensazione di esplosività del frutto, dell'armonia è veramente un vino considerando che è un 2006 ha 6 anni è un'enormità, cioè quando andate a assaggiare De Brunello, De Barolo, De Barbaresco hanno un profilo sì giovane ma insomma note abbastanza evolute questo invece al naso sembra un vino sicuramente date 2 o 3 anni meno a partire da quello. I profumi sono anche qui, la spezzatura è molto ampia, le note poi il tabacco, la liquirizia sicuramente, di nuovo le note balsamiche della la menta, l'eucalipto, le note molto intense, molto, molto penetranti. In bocca l'acidità, ecco, questo è un vino giovanissimo, cioè a berlo ora, vero magari abbiamo un palato un po' stanco, però c'è un'acidità impressionante, quasi una sensazione quasi più leggermente più aggressiva del 2009, no? Considerate c'è 3 anni di differenza, però qui c'è veramente una carica, una riserva di energia e di vitalità molto molto alta. Questo è classico 2006, che è un'annata appunto d'oro, per chi ha lavorato bene ha ottenuto risultati straordinari e poi veramente la scelta del Sangiovese di Sean nella gioia ci va messo, essendo la barrique, ci va messo appunto il Sangiovese gli acini più concentrati, più ricchi, più forti, perché la barrique comunque dà il suo carattere. Se dentro ci metti un vinello o comunque un vino con poco carattere, viene sopraffatto dal legno. Se ci metti un vino con grande carattere, diciamo la lotta tra virgolette con legno, comunque l'interazione con legno dà fuori risultati entusiasmanti. Però in un'annata come 2006 metterci l'uva bella con la grande acidità vuol dire che adesso è un vino ancora molto giovane, cioè oggi i vini di oggi probabilmente per piacevolezza è più piacevole in assoluto penso fosse il 2003, poi probabilmente la riserva 2009 paradossalmente si beveva meglio di questo gioia 2006, quindi vuol dire che se ci avete una bottiglia aspettate non questo Natale prossimo a berla, tanto vabbè insomma quest'anno si può bere la riserva e quindi insomma il bello di una e anche il 2006 comunque fare vino buoni vino con tantissima non era per niente male perché molti anche lì con la maturazione hanno un po' esagerato e sono venute delle grandi marmellatone invece insomma la gioia sicuramente bel vino, bella città, bella freschezza, su questo siamo d'accordo? Era la stessa bottiglia, no, stavolta è vero era la stessa bottiglia, quindi andate meglio. Scusate, non vi